Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo parlarvi delle OK True Wireless Earbuds. Queste cuffie mi sono state mandate da Oki proprio per quanto riguarda per continuare questa serie sulle cuffie True Wireless, e in questo caso mi hanno mandato questo tipo di cuffie da provare e da fare una recensione. Andiamo subito ad aprirle. Sono abbastanza contento che me le abbiano mandate, in modo tale da poter osservare più da vicino come funzionano le cuffie della Oki. Allora, al suo interno troviamo subito lo scatolotto della Oki, che è quasi uguale allo scatolotto delle QCY. Poi faremo una recensione per quanto riguarda il confronto tra i vari tipi di cuffie. Poi al suo interno abbiamo tanta carta e tanta plastica, abbiamo il libretto di istruzioni, il prodotto di garanzia con 24 mesi, ed inoltre abbiamo il Quick Starter Guide, dove c'è scritto come poterle collegare al telefono in maniera molto semplice e abbastanza intuitiva. Quindi andiamo subito a collegarle, a provarle. Inoltre qui abbiamo la bustina con tutti i tipi di gomme per quanto riguarda i padiglioni auricolari, ed il cavetto con uscita mini micro USB per la ricarica delle cuffie. Le cuffie arrivano in questo cofanetto, sulla parte posteriore c'è l'ingresso per il cavetto micro USB per poterle ricaricare. Arrivano già col 100% di carica e hanno una durata che va dalle 4 alle 6 ore di ricarica. All'interno troviamo i due slot per riporre il più facilmente possibile le cuffie. Abbiamo il lato destro e il lato sinistro, ovviamente sono portati in inglese, e dietro abbiamo il modello, la marchiatura CE e il tipo di costruzione. Sono le EPT21 con un ingresso a 5V 300 mA con una capacità di 5V 300 mA. Le cuffie come sono? Allora, per quanto riguarda le cuffie sono queste qui. Sono abbastanza facili da collegare al vostro dispositivo. In questo caso potete collegarle tramite Bluetooth. Una volta inserite al vostro padiglione auricolare basta soltanto mettere i due indici sulla parte retro della cuffia, in modo tale da poter sentire un click di collegamento che avvierà il peering per quanto riguarda la connessione al vostro dispositivo. Inoltre, una volta collegate, si configureranno automaticamente al dispositivo e non c'è bisogno di fare altro. Una volta collegato, come dice qui il manuale di istruzioni, avremo che con il doppio tap potremo avviare una telefonata o chiudere una telefonata. Inoltre potremmo avviare Siri o un assistente vocale utilizzando con il triplo tap sugli auricolari, e inoltre potremo cancellare la pairing list cliccando contemporaneamente i due padiglioni auricolari. Sono molto facili da collegare e da utilizzare, e all'interno ci sono i vari tipi di gommini
medium e small, in modo tale da adattarsi il più facilmente possibile al vostro padiglione auricolare. Ma volevo spiegarvi adesso come funzionano. Volevo spiegarvi come funzionano e come si sentono. Allora, innanzitutto portandole all'orecchio e magari facendo una corsa e utilizzandole per ascoltare la musica quando all'aria aperta, non cadono, grazie ai loro gommini che inseriti all'interno del padiglione auricolare, non creano nessun problema. Per quanto riguarda gli alti e i bassi, gli alti si sentono veramente bene, infatti non gracchiano e non perdono mai la connessione Bluetooth con il telefono, tranne se si superano almeno quei 4-5 metri di distanza e non 10 come sono dichiarati sul loro libretto. Inoltre, i bassi, per quanto riguarda i bassi non ho ricevuto un ottimo feedback per quanto riguarda i bassi, perché non ascoltando ovviamente della musica tamarra, ma ascoltando ovviamente una musica soft, si riescono a sentire bene i bassi, non sono completamente forti per quanto riguarda come le AirPods o le Galaxy Buds, ma sono un giusto compromesso per chi non vuole spendere molti soldi. E per quanto riguarda le cuffie, non si hanno delle grosse difficoltà nell'ascoltare la musica. Si collegano facilmente al dispositivo e quindi hanno già una marcia in più rispetto a tante altre cuffie che per collegarsi, prima di uscire quella di destra, poi quella di sinistra, una volta che le inserisci, magari perdono il segnale, si hanno anche dei bug di musica, anche perché portando il telefono sulla tasca posteriore del vostro pantalone si potrebbero creare delle interferenze e quindi non sentire bene la musica. Per quanto riguarda il lato sportivo, sì, sono impermeabili, ovviamente non hanno un grado di protezione per quanto riguarda inserirle in acqua o a contatto con l'acqua, ma mantengono perfettamente il sudore e quindi non creano grossi problemi per quanto riguarda la ricarica. Per quanto riguarda la ricarica, invece, vi volevo dire che la ricarica è molto semplice da fare, perché inseriamo molto facilmente al loro interno, magari seguendo le istruzioni. Una volta inserite al loro interno, si accendono i LED, sia quello rosso, quello blu, quello verde. Quello verde sta indi a indicare che la cuffia è carica, mentre quello rosso la cuffia è in carica. Una volta utilizzato, è molto piccolo, quindi è quanto un paio delle mie due dita, quindi sono molto facili da trasportare e molto, molto leggere. Io con questo video vi ringrazio e vi saluto e ci vediamo in un prossimo video.